siamo, nuova puntata di Si fa per ridere, la numero 7. Ciao Riccardo, siamo Ciao quasi alla fine delle Francesca. selezioni, mamma Sì, mia. tra poco conosceremo i verdetti, conosceremo i prefinalisti decretati dalla giuria, ma non possiamo ancora anticipare No, nulla. assolutamente tutto rimandato all'11 marzo. Senti, io partirei facendo vedere un trio che arriva da Roma Partiamo, partiamo. e si chiamano le Tope Monache. Hanno presentato un pezzo davvero originale e curioso. Finalmente le donne comiche sul Sì, sì, palco, sì. eh. E so che questa mattina il nostro regista bravissimo Maurizio Zirone ha montato le tope, quindi Oh, possiamo mandarle in onda. Scusa. se mi faccio protette, eh? Sarebbero anche monache. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa rubrica I pensieri della topa. Oggi saremo finalmente in grado di capire quali pensieri ci siano nella testa di una donna. Perché l'uomo, ad esempio, dice sì e significa sì? E perché invece la donna dice sì? E dovete andare a cercare il significato in tutti i volumi della Treccani. Noi oggi cercheremo di capire proprio questo, in questo esperimento. Ad esempio, qual è il tormento, qual è il pathos del silenzio di una donna? E il silenzio di un uomo è facile: il fuorigioco, la moviola, il niente assoluto. Ma non divaghiamo. Ecco, dentro la testa di questa donna non c'è una sola donna, ci sono 100 donne, ci sono 1000 donne, c'è una cooperativa di donne. La COP, sì, la COP sei tu. Sei tu, camionista, che mi guardi in quella maniera. Dentro la testa di questa donna ci sono i pensieri di 100 camionisti come te. Avete mai ascoltato i pensieri di una donna? No, questa sera lo faremo e lo faremo insieme. Scopriremo quello che le donne non dicono mai perché è meglio che non ve lo dicano. Attenzione, dunque, questa giovane donna questa sera ha un appuntamento con un giovane uomo. Iniziamo l'esperimento. Stasera esco per la prima volta con uno che mi piace un sacco. No, non è che mi devo innamorare subito. E se mi dice di andare a mangiare il sushi? Devo dire di no. Il sushi non mi piace. E non è che posso buttare tutte le borse perché poi ci vomito dentro, no? Oddio, che cosa mi metto? Semplice. Se lasciamo per la prima volta, non è che gli devo dare subito l'idea di una che gliela dà subito, no? La prima sera, no! Ancora con questa storia che non gliela dai la prima sera. Capiamoci, lassù hai 35 anni, qua sotto 80. C'è il deserto dei Tartari. Ti sono venute le ragnatele qua sotto. E tu chi sei? La tua topa. Chi? La tua topa, topina, Ginetta Pelosetta, Bocciolina, Fragolina, Schiantapasseri, Trita Muflone, Spacca Fringuelli, Rupi, Minetti, Lecciso. E chi più ne ha, più ne metta. A me farebbe un gran piacere. Ti ricordi di me? Fiori di Bach di merda! Danno le allucinazioni! E infatti, giusto le allucinazioni, si vede una ceppa da ste parti, eh! Tu sei volgare, Gretta! Io sono una donna di classe! Ho bisogno di essere innamorata per fare sesso! Ho bisogno di coccole! Stronzate, tu sei schiava del tuo cervello! E poi non è vera questa storia che non gliela vuoi dare la prima sera? Ti va, ti va, ti va, ti va, ti va! Zoccola! Magari. Siamo uno di fronte all'altra, ora, oddio, è così romantico. Sgrillettiamo, è tanto tempo che non lo facciamo. Dove mi porti? Dove mi porti? Che? Concerto Concerto da da camera camera di di Ottoni Ottoni Maggiari, Maggiari, apericena apericena letterario e letterario e serata serata di di pizzica pizzica con con sottoscrizione sottoscrizione per monaci di pedali scalzi e coniugali organizzato dal PD. Che bello! Questo è Finocchietto e la prova è che simpatizza PD. È come le... Gli piace essere trombato.
davvero divertenti queste tope. Sì, e poi è stata una serata, Riccardo, al femminile, le vere protagoniste, le donne, addirittura una mamma in dolce attesa sul palco del festival. Sì, una mamma in dolce attesa che ci ha fatto sentire un po' della sua comicità romagnola, vamo là, eh? Fatta roba? Si chiama Elisa Manzaroli. Fatevi sentire, eh? Non è che cosa siete, morti, vivi? Molto bene, 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 benissimo. Bene, io sono Elisa Manzaroli, 36 anni, romagnola doc, direi che si sente dall'accento un pochino, ecco. Bel donnino, direi che si veda, eh? No, ce ne fosse, voglio dire, fin qui sono venuta bene, signora, dopo si è attaccato tutto il resto, cosa vuole che le dica? Non è che si possa avere tutto dalla vita, no? Ecco, però io dico sempre meglio un donnino con i suoi 4-5 chiletti in più, seconda della stagione, piuttosto che quelle robine secche, scusate, ma d'altra parte cosa volete? Quelle robinine secche, le smilze, smilze, che con una scorreggia gli casca il vestito, per dire, scusi i presenti sempre, ecco, per carità di Dio, ecco. Bene, grazie, fateteli pure, che fa sempre piacere. Bene, in ogni caso comunque ci tengo a dirlo per gli uomini, per il sesso maschile, io comunque sono già occupata, si vede, cioè non è che ho mangiato il panettone, qui signori c'è Vittorio, io sono incinta, non è uno gnocco fritto, è proprio lui che è vero, ecco, ho trovato la materia prima, il mio nido è stato fatto dall'uccello del malaugurio, ecco cosa vuoi, eh? E ho trovato il mio uomo così. Come trovi l'amore, così, come un fulmine che ti coglie mentre cammini sui fili della luce con i piedi bagnati, come lo trovi l'amore, così? Io l'ho trovato in piscina, per esempio, pensa a te, eh? Lui che faceva il delfino e io dietro come un'orca assassina. Gli ho dato di morso nella pinna, capito, ecco. Ma noi siamo una coppia novella, 4 anni, cosa vuoi che sia? Non è niente, insomma, in confronto a quello che poi è una vita davanti, eh? Si vede dal pesto, lei, che è una vita davanti, eh? Ecco, io sono curiosa di vedere come saremo io e il mio compagno tra 20-30 anni di matrimonio, dove magari c'è lui che è in pensione, se c'è un uomo in casa che è in pensione tocca fare, ti fa una pesterella dalla mattina alla sera, devi sperare solo in un hobby, perché io vedo il mio babbo alle ore 12:35, lui è capace di chiedere: ma cos'è che c'è stasera da mangiare? Un tesoro, sei ancora lì che mangi il pesce fritto che ti fa su e giù per il gargarozzo, vai, vai a vangare, fa qualcosa, voglio dire, eh? E voi immaginatevi queste coppie qua quando mi vanno in vacanza. Che cos'è la vacanza? Una sofferenza, eh? Perché gli obiettivi cambiano. Ora analizziamoli un attimo. La meta ideale per lei è a minimo 12 ore di aereo, lei si vede proprio in tempi non sospetti sorseggiare il suo bel drinkino sotto la sua bella palma, hai capito, eh? Con uno dei suoi 38 bikini nuovi comprati per l'occasione, perché noi donne pur venire, non si sa mai, eh? Bisogna prendere un bikino in più, voglio dire. La meta ideale per lui, 12 minuti di macchina, ma esagerare, da percorrere su strada poco trafficata, e per arrivare dove? Sotto una quercia a bere la birra Moretti, se no mi divento una bestia, fresca deve essere, eh? Mi raccomando. La donna copiati in vacanza mi diventa una sorta di Licia Colò dei poveretti, povera creatura, perché lei riprende la qualsiasi cosa con la sua micro telecamerina che ce l'ha proprio confincastonata qui inside nell'occhio proprio, eh? Devi riprendere tutto, il fiorellino che sboccia, la rugiada che ruggia, pesca con le mani, socializza con gli squali, sti numeri, povera creatura. Lei ti fa quel video che ha 24 ore che ti devi vedere proprio a casa, pensi che due maroni, non ne puoi più. Eh? Sei stata in vacanza, tornaci, vai te, voglio dire, eh? Ecco. Mentre invece la meta è dell'uomo, l'obiettivo dell'uomo, scusate, è molto, molto, molto più semplice. Rosolare i maroni stanchi sotto il sole cocente. L'unico movimento che fa è posizionare l'occhio su quei bei culacini perizomati e sodi, quelle robinine. Perché l'occhio dell'uomo, signori, è collegato al suo funghetto della felicità. L'occhio punta e il porcino segue. Grazie. Grazie. La, 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 la. Francesca, hai visto quanti comici bravi? Sì. Chi vincerà l'edizione 2014 del Festival Cabaret Emergente? A me lo chiedi? Sì, un pronostico. Io non lo so, è presto per sapere. Insomma, io ti dico chi l'ha vinto l'anno scorso, però. Tu ti riferisci al nostro mister, quello sì. Che... Omar Pirovano. Lui poi è andato a Zelig, ma io lo vedrei bene insieme anche a Malesani, quello lì, eh? Ah sì? Sì. Cataratta, occhi aperti! Buonasera, sono il Gianni Barba, ma gli amici mi chiamano Barba Gianni! Sto allenando la squadra del Modena, sono il nuovo allenatore, ci stiamo... Cataratta, occhi aperti!
Oh, contro l'Avis abbiamo dato il sangue, contro l'Aido abbiamo dato il cuore, contro l'Arcigay. Dobbiamo ancora andare, non si sa come va a finire. De Longhi! De Longhi, scaldati! No, è che si fa condizionare questo, una cosa che... È vero, eh. Oh, domenica scorsa mi sono spaventato perché l'allenatore avversario ha messo la prima punta, la seconda punta, la terza punta, la quarta punta. Giocavamo col Trapani. Ci hanno fatto un buco così. Poi abbiamo fatto una partita contro una rappresentativa di dentisti qua di Modena, la AC Denti. Quelli il calcio ce l'hanno dentro. Infatti siamo rimasti tutta la partita così. A bocca... Lapo! Tira su! C'ha il fiuto del gol, c'ha il fiuto questo. È vero, eh? Disgraziati! Oh, abbiamo fatto una partita contro il GSS Lunga. Fantastico, ogni due gol ce ne regalavano uno. Abbiamo preso tre punti fragola e poi abbiamo fatto una partita contro il WWF. C'erano quattro gatti, loro erano 11 leoni, noi abbiamo giocato da cani e abbiamo perso da coyoti. Amadori, petto, coscia e vai sull'ala. Sì. L'ho visto crescere, Amadori, l'ho visto crescere, giocava nei pulcini. Adesso è diventato un pollo, porco cane. Oh, abbiamo fatto un'altra partita bellissima contro la Barilla. Loro erano in mezze maniche. Noi 11 pipe. Ho preso uno spaghetto alla fine. Guarda. Poi abbiamo fatto una partita contro gli Apostoli di Nazareth. A parte che giocavano in 12 e uno cercava di fare autogol. Vabbè. A un certo punto è entrato un cappellone, no, 33enne, ha fatto i miracoli, ha aperto in due la difesa, ha moltiplicato le azioni da gol e al terzo minuto loro sono risorti. E noi abbiamo visto la Madonna, perché... Guarda lì che... Allora, Spinelli, o tiri o la passi! No... vabbè. Vedo che Spinelli piace un po' a tutti qua, eh. Mi fa filtro Spinelli. Adesso io devo andare, però vi aspetto al campo sportivo domenica di Modena, mi raccomando, che facciamo l'incontro con i genitori. Eliminazione diretta con i papà e preliminari con le mamme. Malgioglio! Quando curi l'uomo dietro, non davanti! Però Riccardo, l'anno scorso la giuria ha votato bene, eh? Sì. Ma bravo. Quest'anno la nostra giuria è stata completamente rivoluzionata. Abbiamo questi quattro personaggi, tu ne sai qualcosa, un po' curiosi. Sì. C'è stata un po' di maretta nelle scorse puntate, ma io ho voluto farmi perdonare e ho fatto dei bellissimi regali alla mia giuria. Ho fatto pace con Gian Petrucci? Sì. Guardate cosa ha regalato a me. Ma perché poi una radio? È una radio, così ascolti, vedi? Così riesci a ascoltare. Si sente bene, si sente molto bene, grazie, bello, bello. E ho qui la mia borsa Mediolanum, ho portato i regali alla giuria, ecco. Visto? Oh, adesso vedrete. Ho portato i regali alla giuria. Benini, perché viene dietro? Esatto, adesso le spiego perché sono esigente. Incomincio proprio da lei. Ah, benissimo. Metto il microfono qui. Incomincio da lei. Le ho portato, caro Enrico Gianpetruzzi, di Banca Mediolano, le ho portato una copia di Topolino, così quando ci sono i comici che non le piacciono, invece di guardare la borsa di Tokyo, legge Topolino e ride lo stesso. Quante copie me ne date? Una. Ah, vabbè. A lei, caro signor De Maria, lei... Dica, sono in ansia. No, non deve essere in ansia, siccome lei ha fatto... Sono in attesa spasmodica, una anche vita un po' spastica. Per il riso, le ho regalato il riso, così lei capisce che anche a Villa dei Glicini il riso
Va bene. Ma che carino che sei. Ma che carino che sei. Ma che carino che sei. Oddio. Ma che checca sei carino. Ecco. Ma che dov'è che ho sbagliato? Poi a Francesca Galafassi una bella radio. Guardate. Oh mamma, ma funziona, si è sprecato e Benini. Funziona. Tutti ce n'è anche per uno di tutti del pubblico, eh. Una bella radio. No, no, questa è una radio bellissima, ultramoderna che funziona, così lei capirà che nella vita non c'è soltanto la televisione, ma c'è anche la radio e può anche ascoltare, non guardare, adesso giusto? Arriva un regalo anche per me, sai. Io ce n'ho una anch'io, non va neanche a spingere. Forse, non lo so. Dirlo. A lei invece, grazie, per finire, caro signor Giampiero Sterpi. Mi dà la borsa? No, siccome però non... è bella questa, io preferirei la borsa. No, no, guardi, dopo le do anche la borsa, ma sì. La borsa gliela da lui, ma siccome non sapevo cosa prendere, le ho preso una scatola di Viagra che male non fa. Oh, grazie, volentieri. Così, bravo. Oh. Ah, ma guardi, Benini si è sbagliato, eh? È la sua, è scaduta. Cioè... La, 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 la. Sono oltre 100. Arrivano da ogni parte d'Italia per inseguire il loro grande sogno e approdare ai più importanti palcoscenici nazionali della risata. Nell'epoca dei talent, loro hanno scelto ancora una volta il ring più duro, l'unico vero, il palcoscenico, dove si sfideranno per la 21esima edizione del Festival Cabaret Emergente. Si fa per ridere, seguirà le 11 serate del festival, le performance, le emozioni, la sfida, i commenti dei giudici. Solo in 6 arriveranno alla finalissima. Uno soltanto incornerà il proprio sogno. La, la, la. Francesca, tu sì. Compri mai quelle cose strane su internet, quegli oggetti improbabili che però qualcuno usa, tipo... Ma che domanda è? Ma no, perché c'è venuto a trovare Sterpi come in veste di comico e ha raccontato di questi oggetti molto particolari, ce n'è uno che proprio ti interesserà molto. Ma quale? Beh, non lo dico. Sei matto, eh? Ci sono delle cose bellissime che possono servire anche a noi per fare dei regali originali senza spendere molto e sinceramente con delle descrizioni molto divertenti. Vi faccio qualche esempio, c'ho anche le fotocopie, fanno un po' cagare, però ve le descrivo io. Se dovete fare un regalo a un bambino appena nato, insomma un neonato di 5-6 mesi, dove andiamo a parare? Sulla classica tutina. E infatti è una tutina, qui c'è un bambino giapponese, non so perché hanno preso questo giapponese, però vabbè. Ma la particolarità qual è di questa tutina, quelle tutine intere che prendono dentro le mani e le gambe? La particolarità è che nelle mani e nelle gambe è fatta di mocio vileda. Voi mettete il bambino per terra, lui gattona, vi pulisce tutta casa. Altro che i robotini che costano un capitale, con un omogenizzato va avanti 7 ore questo qua. Se becca uno spigolo, pim, torna indietro e cose pulisce dall'altra parte. Qui purtroppo c'ho solo la descrizione, ma non c'ho il prezzo, però ve lo faccio sapere. Questo è bellissimo, si chiama, dovete fare un regalo a un nonno invece, una persona anziana, pantofole riscaldabili per piedi super coccolati. C'è scritto così, non lo so. A parte che comincia male, perché le pantofole io arrivo, me le infilo, vado via, questi sono delle specie di moon boot che arrivano fin qua, per forza che stanno dentro. Ma sentite la descrizione. Niente di più rilassante che stare sdraiati sul divano indossando queste calde pantofole. La loro particolarità, una zip laterale che nasconde un cuscinetto con grano saraceno da estrarre e mettere per pochi secondi nel microonde. Non fate come mia nonna che ha finito il grano saraceno, ci ha messo dentro il gran turco, gli sono scoppiati i piedi, che si va... Se poi facesse rock acrobatico in casa, guarda la nonna come arzilla, dico, no, sono le pantofole sono, eh. Questo è un articolo che l'ho preso per Andreini. Dov'è Andreini? Qui. È una specie di selino per la bicicletta, però come che ti abbia fregato la bicicletta, ti è rimasto solo il selino. Capito come ti ci di sopra, insomma, praticamente. C'ha due molle laterali, è un esercizio ginnico, sembra di no, ma senti la descrizione. Questo attrezzo ginnico è usato da uomini e donne di tutto il mondo. Mentre te lo usi qui a moda, ce n'è uno in Guatemala che lo sta usando, che pensa che roba, aspetta pure. Per rinforzare i muscoli dei glutei e della zona pelvica. Aspetta, perché entri tu? Qui entri tu, contribuendo alla soluzione di patologie come l'incontinenza e l'ingrandimento della prostata. Prima o poi tocca a tutti, però lo dico a te che sei uno dei più... Sai come funziona? Ci sono due molle laterali, te lo metti su, poi è comodo, puoi mettere anche i pantaloni, poi fai così come movimento, alleni, quindi domattina se girando per Modena vedete uno che fa così, non è un maniaco sessuale, ma è uno che si è infilato su queste molle qua. Questo te lo dico, Andreini.
ce n'è uno per le donne. Questo è per le donne, l'ho trovato nella categoria hot, che come lei sa Benigni è dopo la set. Sì, vabbè, potrei dire qualunque cosa che tanto dorme. Allora, è una cosa particolare, c'è solo la fotocopia qui, sono due specie di formine in silicone, una forma di cuore e una forma di buco della serratura. C'hanno un piccolo manico, le donne lo prendono e lo mettono proprio a contatto con, proprio, capito? Proprio a contatto proprio, non sopra, proprio a contatto. Infatti sì. Sì. Poi cosa fanno? Radono tutto quello che c'è intorno, poi lo tiri via, ta-ta, un cuore, un buco della serratura. Boh, saranno delle cose belle, ma guarda, te ti fai trovare a casa con la vestaglia, lui arriva, se lui si è fatto tatuare sopra una chiave, andate anche d'accordo, potete andare alle cose. Amore, fai presto, che non resisto, se tu non arrivi, non era così, non esisto. Ma se il mio cuore spera, non sarà. Aiuto. Siamo da ricovero. Siamo bravi, però c'è un imitatore molto più bravo di noi che ha scoperto il nostro festival e poi è stato portato al successo da Fiorello, un successo immenso, Mimmo Foresta. Però uno su mille ce la fa. Benissimo anche senza. Dopo la malinconia che si perde ogni bugia, dopo tutta questa folla di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno degli Hawaii, come tu attraverso questo festival del cabaret, voi belli ragazzi insieme, dopo tutto il male che scende pioggia su di te, e oggi è freddo se non sono accanto a te, insieme devi crederci. Una storia d'amore in un mondo migliore, sì. Un azzurro più intenso in un cielo più immenso, sì, sarà. Grazie! Adesso lo posso davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, e fare di fare l'amore, per ore, per ore, per ore. Poche cose da dirsi, a volte cercarsi di dirsi, ed io con gli smalti d'umore, e tu con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, potrebbe non farti morire, ma a volte era meglio soffrire. Sincerità, grazie di cuore, volevo ringraziare la mia casa discografica, la Walt Disney, che mi ha prodotta. E un bacio a tutto questo pubblico. Ciao da Risa. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via. Vado e porto la tua malinconia. Noi siamo il futuro, con le pezze al culo, di sicuro. Paradiso, stiamo già bene, passo al chi, sono.
solo tu, solo tu sei l'artista. Solo una scia che il tempo poi cancellerà e nulla sopravviverà. Non ti scordar mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme e non è un piccolo particolare. Non ti scordar signori, Mimmo Foresta. Questo è l'applauso del Teatro Storchi. Grazie. È stata la settimana del cinema italiano. Paolo Sorrentino ha riportato l'Oscar in Italia con La grande bellezza. Potrebbe essere dedicato anche a te. Lasciamo perdere, comunque martedì ho vinto anch'io il mio Oscar a Villa dei Glicini. Vero. Sono la persona più felice del mondo. Te lo posso riconsegnare? Posso fare la loro? Certo. Ok. And the Oscar goes to Roberto! Roberto Benigni! Ma no, ma io sono Riccardo. Ma ti chiamano tutti Roberto. Ma è tutta la vita che mi chiamano Roberto. Accontentati, su. Anche noi a Villa dei Glicini abbiamo la nostra notte da Oscar. Dopo le premiazioni alla grande bellezza e a 12 anni schiavo, sentiamo qual è l'Oscar che i nostri comici danno a Riccardo Benigni. Il tuo Oscar a Riccardo Benigni. Altri 20 anni schiavi, tutti noi comici di Riccardo Benigni, nella comicità. Un Oscar, glielo diamo poverino, è bravo, dai. Riccardo è bravo, è un bravo ragazzo, diamolo, diamolo. Sì, gli Oscar però hanno premiato la grande bellezza, io di uomini non me ne intendo, diamogli l'Oscar per l'Oscar, boh. Beh, l'Oscar per la migliore maschera indossata tutte le volte che deve fingere di ridere per incoraggiare le persone che non fanno ridere davvero. Premio quale migliore sceneggiatura, premio miglior regista, premio miglior attore, devo riuscire a superare il concorso per quello. Trucco e parrucco? All'eleganza. Miglior ciuffo. Però è il mio tipo, eh? Gli occhi bello, capello bianco, è bello, è bello. Un bacio a Benina, va buono. In questi giorni si è parlato tanto della grande bellezza, quindi vogliamo premiare la grande bellezza del Festival Cabaret Emergenti che da 21 anni ci fa compagnia. Quindi la valletta. Sì. The winner is, come si può ben vedere da questo foglio, the winner is. And the winner is. Riccardo Benigni! Vieni a prendere l'Oscar! Ma dai, ma veramente! Ma questo è bellissimo! Qua dovresti alzare la musica, grazie, grazie! Questo qui è bellissimo. Riccardo, 12,90 euro dai cinesi, potevi comprartelo anche da solo. Va bene, va bene, io lo divido, si fa così, no? Si dedica quando ti danno un Oscar, si dedica, quindi io lo divido con i più. Dopo Benigni. Sì, Benigni, però lo divido con i 200 ragazzi che ogni anno arrivano. Bravi. A Modena. Sono loro, bravi. Bravissimi. E anche alle Miss e a Enzo Mirigliani. Grazie a tutti.
È giunto il momento del gran finale. Conservalo, Riccardo, perché non so se vincerai un altro Oscar. Adesso poi vedremo in futuro. Comunque, gli appuntamenti? Sì, gli appuntamenti. Lunedì sera alle 21.15 su TRC si fa per ridere. Continuate a stare con noi, a seguirci numerosi come state facendo e fatelo anche su Facebook, alla pagina del nostro profilo si fa per ridere. Non ci resta che vedere il medley con tutte le cose più curiose, più strampalate, più divertenti che accadono ogni martedì sera ci a Villa dei Glicini. Allora, Siete pronti? Vi fate sentire? Ciao! Ci vediamo lunedì, buona settimana! Aspetta, scusi, non c'è... Adesso vai, vai già via? No. Che bella immagine questa, lei con una valigia in mano, guarda. Speravamo per un momento che andasse via Benigni. Era una speranza. Più giù, zio Mucca, non brucia. C'è Rossini e noi siamo. Se esercitiamo a scuola, fa la faccia e culo, ma non facciamo paura. Bravo! Aspetta, scusi. No, fai ancora avanti, rifallo. Sembrava un rapper. Sembrava un rapper americano. Com'è, scusa, se no? Com'è? Dimmelo. Bravo, bravo. Lo giuro a tutta la città che non ti romperò se da qualche giorno non mi stai chiamando. Con la mano sinistra prendi il centro del fazzoletto, il centro, proprio il centro, hai preso il centro, perfetto. Fai quello che faccio io. Uno, due, tre, quattro, al cinque ti fermi. Stringi forte, molla la punta, vedi, vuol dire che abbiamo menato bene. Quando il farfallo va dalla farfalla, che dice, ehi, ciao farfalla, che fai questa sera? Guardate che roba, ma è veramente una cosa meravigliosa. Questo è il Festival della Bellezza, evviva il cinema italiano, la sì. Grande bellezza, l'Oscar. C'è il consulente finanziario che voleva dire una cosa. Non è che fanno il 3x2 oggi? Il 3? No, vabbè, no, che non si sa mai. Va tutto bene? Ma è normale che sia così molle? Mosso? No, ho capito chi era la topa, le monache non le ho viste però.